Pipene. Marco Discord Ditless. Use the Elden, look. Poison Swamp 2, figa davvero. That's nice. Maggio, vuoi venire in vocale? Sopra sopra c'è il Team Guns. Solo perché è l'ultimo aggiunto. Hai ragione, Madge. Gigi? Nisia, vuoi venire tu in vocale? Vuoi venire in vocale mentre fai la campagna di D&D? E dove sarò tra 20 minuti? A letto. Per strada con un cane al guinzaglio. Insomma. Quanto sono mutato secondo voi per Nisia che sta facendo la campagna di D&D? Secondo me tantissimo. Top 10 persone mutate proprio. Uè, che vi siete presi paura. Poi nel letto perché domani sveglio alle 6 come tutti i santi giorni. Domenica compresa. Bella vita. Licenziamento in arrivo, GG. Quando ti svegli vado a letto. Same. Anche perché sono essendo con Guido. È difficile che non sia così. Beati noi, insomma. Ho riguardato il trailer, quelli arancioni erano fuochi. Sì? Ce n'è un'altra. C'è un'altra lucina comunque, Axel. Nuovo gioco, sì. È quello che è stato presentato adesso a Summer Game Fest. Sono tipo delle lanternine cinesi, allora.
Ma perché Elder? Perché Elder? Perché devo picchiare delle persone? Ma com'è difficile? Cristi, grazie dell'host. Ma quanto tempo? Perk mi piace, ok. Quanto tempo, Cristi? Come stai? Non so, scusa. Comunque è Elden Ring. Non Elder Ning. Elden... è Elder Nirg. Scambi tutte le R con le N e le N con le R. Elder Nirg. Sì, no, è bello, Pomo. Assolutamente. Sono un sacco in hype. L'unica cosa che non mi piace troppo è la... il fatto di dover saltare per schivare certi attacchi dei boss. Speriamo che non ci abbiano messo il kanji, ragazzi. Il kanji. Ragazzi, il kanji no. 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 Ragazzi, ragazzi, il kanji no. Ragazzi, no, il kanji no. Ragazzi, il kanji no. No, ragazzi, il kanji no. Elder Bing. Il mangi non ci sarà. Vabbè, ma ci sarà una roba simile, ma non lo voglio. Ragazzi, il kanji no. Ragazzi, il kanji no. No, dai, davvero no. No, 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 no. Il kanji no. Roll confermati con invincibility frames. Beh, Rorans era palese. Ha rollato attraverso un attacco. Kanji si scrive con la K. Ragazzi, il kanji no. Luigi, kanji no. No kanji, ragazzi. Kanji con la J. Che cazzo è, Mag? Limitless. Is this Dark Souls 1? Ah, finalmente gli aracnofobici si godranno anche questo gioco. Ah, yes. Ah, yes. Formiche. Yummy. Questi sono i vasi, le nemesi di Nisia. Oh, bello, è proprio bello. Can I say? È proprio bello. Vasi uguale Nemesi di Nisia? Sì, i vasi con le braccia che picchiano. Il mio party di D&D saluta. Ciao party di D&D. Perché il tuo party di D&D mi sente? I am so confused right now.
E anche qualcosa del genere. Lo ritengo molto innovativo mettere i ragni. Non ci sono negli altri Souls, hai ragione. Mi sto dimenticando una roba. Non so cosa sia, ma mi sto dimenticando qualcosa. I feel it. Ah, sì. Dobbiamo dropparci l'alabarda. Servono i permit permanenti? No. Basta che mandi in privato a un mod, cioè ti tieni la chat di maggio aperta e gli mandi i link. Perché si sono accorti che non stavo attenta e hanno sentito in sottofondo la live. Kek. Oh oh. Oh oh. Ciao Nebraska, grazie mille del ride. Gentilissimo. Benvenuti ragazzi. Com'è andata la stream? Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Loves me better than you. Grazie a te, sei un grande giocatore dei Soulsborne. Grazie, apprezzo davvero tanto. Ma quella cosa figa della clip del canale quando raidano? Sulla mia faccia? Perfetto. Time for Sif. Bella sta clip, non l'ho capito. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Sif che ride. Loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Comunque Nisia, se ci sei ancora e non sei attenta alla campagna, come è giusto che sia, c'è il link che ha mandato Maggio in chat. Se lo vuoi aprire ti porta ai vasi. In quel sito di Elden Ring, se si scende si vede "You may also like my friend Peppa Pig". Eh? La vai, show. E corre là. I vasi, hai visto? Brutti. Nisia dice che sono brutti. Maggio dice che sono bellissimi. Elden Ring è uno spin-off di Peppa Pig, confirmed, esatto. Miki, benvenuto nella regione, grazie mille del follow, gentilissimo.
Ora fermi tutti. Ti banno, Nipster. Non puoi, Maggio. Qualcuno prova a fare uno shutout, possibilmente. Questo è un hit di Maggio. Bravo Maggio. Bravo Maggio. Un po' più dritto io sarei andato comunque. E invece qua c'è la clip di Manus di White, giustamente. Erano death scarso. Feeling of complete out of love. As I do tonight. Grazie. Chimiero no grazie. Che vuol dire Luigi? Non l'hai preso. GG. GG, di che cosa stai parlando, GG? GG. 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 Gigi. Nella Lonely Pyro come si fa quell'ag? Con la cacca. Non ti banno per il momento. Attenzione. Si è inimicata Guido e Maggio. Ma volendo lo potrei già fare, Pomodoro. Però so che nessuno scaricherebbe il gioco anche se lo facessi, quindi. Cosa sto sbagliando? GG. Vabbè che inimicarsi Guido non è troppo difficile, hai ragione. GG. Vado dal no curioso. Il cimiero te lo dà appena uccidi Andre, non serve raccoglierlo. Se raccogli, raccogli umanità e il martello. No, non sono convinto neanche che droppi umanità Andre, in realtà. Mi sa che il martello e... sì, Sonic, però solo se ti piace tanto il gioco. Cioè... meglio non prenderlo per Switch se è la tua prima esperienza. Puoi farlo, non è un problema. Non è così tanto male in realtà, però... se hai un PC decente, prendilo per PC e poi se ti piace tanto, prendilo anche per Switch. Ah, è vero, la droppa in automatico l'umanità. No, 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 no. Shiva. Shiva. Shiva, no. Non camminare, Shiva. Shiva Shivala. Lavoro troppo e non gioco più, sarà quello. Gigi, io sono molto arrabbiato per questa cosa. Se tu adesso non cambi lavoro mi incazzo. Veramente tanto. Vengo da tuo padre e gli dico: fallo tu il lavoro di Luigi. Stronzo. Gioco l'ho già provato, so come fare, mi piace tanto. Ah beh sì, vale la pena riprenderlo per Switch, non è male.
L'unica cosa è che va a 30 fps, quindi sarà un po' meno fluido. Però è ben ottimizzato per Switch. Cioè, io ci gioco molto volentieri anche su attaccandolo allo schermo della... della televisione. Cioè, alla televisione, allo schermo della televisione. Vabbè. Può anche avere senso, volendo. L'uomo sigaro deve fumare il sigaro, non può lavorare. L'uomo sigaro è il papà di Gigi. Per poterlo aggiungere alle... Io aspetto il porting per Switch del Best Souls. No, ti prego, Pomodoro. Non dire queste cose. Sigato. Uomo sigato. Sicane, giusto. Chiaramente per me fa niente 30 fps. L'importante è che gira. Poi può pure laggare come mia nonna in carriera. Sì, sì, sì. Tranquillo. Su Switch è ben ottimizzato. Ho fatto delle run complete su Switch. Ho anche quasi fatto una no hit. Ho fatto un PB1 su Switch. Cioè, nel senso, sono stato colpito solo una volta prima di finire il gioco. Alle catacombe. Ciao Prophet. Non so cosa significhi tear jerking. Stai diventando troppo giovane, vecchiotta, che non sei altro. Qualcosa che ti fa piangere? Come va? Vuoi morire, Prophet? Lo sai che hanno appena fatto il reveal di Elden? Il reveal di Elden! Sì, lo sapevo. Qual è il Best Souls? DS2, temo. Infatti, DS2 ovviamente. Ti vedo abbastanza tranquillo. Se torno indietro un'ora nella live, forse 30-40 minuti, non lo sono. Incazzato? Per cosa? No. Taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. So thank you for taking a chance on me. But I hope to be worth it. È il 21, Prophet, che esce. Non il 22.
Forse per la diversità di zona. Esce il 22 in Italia, non lo so. Could be. Prophet, comunque abbiamo visto fino adesso roba su Elden Ring. Sei arrivato tu tardi, non io. Oh, thank you. Tutte le piattaforme, anche DS2? PS2? DS2 è una piattaforma? Se fosse una piattaforma, DS2 sarebbe la Wii U. Sì, gatto. Sarà un Souls-like o un Sekiro? Allora, Sekiro non è un genere. Comunque pare essere un Souls-like. Però non avendo giocato non so dirti. Bonfire, benvenuto nella giornata, grazie mille, sono contentissimo. Fading light, indeed. Ciao Byron. Bro, mi vedi? Hello? Decisionere è Sekiro, strategico è un action. È lo stesso genere di Metal Gear Solid, Sekiro. Thank you, Kai. Cos'è sta porcata? Cosa vuol dire? Sì, Quoto, la canzone è molto bella. Lascia, intendo. Lascia bipenne del Cavaliere Nero. Vediamo se ho qualche altra roba, perché Fading Light è un po' lunga. Mi fanno male le orecchie. Stacco un attimo. Va bene, Maggio.
Falci più grande del personaggio? Verissimo. Frozen pasta. Even begin. A saint in a valley of sin. Above and below. Infatti, vedi, Antonio. Il kanji rosso di Sekiro? Il kanji rosso di Sekiro è ciò che non voglio che ci sia in Elden Ring, ecco cos'è. Dovrebbe essere pericolo comunque. New rebirth sent for the soldier on somebody else. Ho capito, l'attacco che devi schivare o saltare, esatto. Esattamente dove ho mirato, grazie Dark Souls. Io non l'ho trovato noioso. Buon per te. Io sì. Un kanji rosso che ti si spalma in faccia e ti dice: guarda, ti sto dicendo questa cosa perché non puoi. Non puoi. Parare l'attacco. Però lo puoi deflettere a volte. E altre volte in realtà lo puoi parare. Però. A volte devi saltare, a volte devi dashare. Insomma, dipende un po' da te. Quindi a che cosa serve il kanji rosso? A nulla. Ah, ok, grazie. Perché lo hai messo allora? Ciao, ciao. Addio Nissia. C'è da dire che non è RNG. Se guardi l'animazione di quell'attacco si capisce dove devi saltare contro attaccare. Byron, allora se devi guardare l'animazione, a che cosa serve il kanji? Perché io ho giocato Dark Souls 1, 2, 3 e Bloodborne e non ho mai avuto bisogno di un kanji rosso. Mai. E li ho finiti senza mai venire colpito. Qual è allora il motivo dell'esistenza del kanji? Di che gioco state parlando? Sekiro. Più 3. Prima tu però. Guarda, ti lascio lì perché tanto.
Nuove meccaniche introduci gli attacchi quasi sempre imparabili. Rispetto la tua opinione che ti fa cagare. Nuova meccanica introduce degli attacchi che sono quasi sempre imparabili. L'hai giocato Dark Souls a Pyron? Sai vero che ci sono degli attacchi che sono imparabili anche su Dark Souls? Effetto migliore da infondere sulle armi di Dark Souls 2? Bella domanda, non avendo per niente enjoyato Dark Souls 2 non saprei risponderti perché ci ho fatto la mia blind run e la no hit e basta. È ovvio che ci sono ma non sono come su Sekiro, sono esattamente come su Sekiro. Attacchi che ti fanno danno anche se stai parando. Fine. E come lo impari? Ti pigli una mazzata in faccia e poi capisci che quell'animazione è legata all'attacco che non puoi parare con lo scudo. E da quel momento in poi tu sai che parare è inutile. E quindi schivi. Fine. Invece in Sekiro ti dicono: guarda, io te lo dico prima. Se un attacco non lo puoi parare. Però a volte lo puoi parare. E a volte devi saltare. Perché se schivi comunque non lo schivi. E a volte invece devi schivare. Perché se salti muori. Ma perché me lo metti allora? Fammi imparare il boss e poi te lo faccio. Non ha senso. Non ha letteralmente senso. Mi confonde e basta. Quando vedo il kanji io faccio 50 e 50. Perché è la prima cosa che vedo il kanji. Tra l'animazione del boss e il kanji è la prima cosa che vedo, è una roba rossa spalmata sulla mia faccia. Cazzo, ragazzi, ho fatto un danno. È una roba rossa spalmata sulla mia faccia. Allora, raga, dobbiamo un attimo decidere che cosa fare qui, eh. Credo che... Farò la strat di Nakil, però non mi ricordo com'è che si fa. Qualcuno si ricorda? Modo per semplificare il gioco. Beh, se me lo semplificasse non sarei qui a lamentarmi. Al secondo? Sì, dai, bevo al secondo. Hai una finestra leggibile. Sì, ma la prima cosa che vedi è il kanji. Soprattutto se sei in blind, la prima cosa che vedi è il kanji. Non è il movimento del boss. E se tu vedi il kanji, la tua prima reazione, a seconda di quello che hai fatto prima, è o dashare o saltare, a caso. A me fa panicare spesso il kanji, è quello che sto dicendo. Che kanji? Quello di Sekiro? Sì. Basta fare punto esclamativo BKGA comunque.
Un mese e 3 ore? Allora tu dovresti... No, sai cosa, Pyron? Forse sei scusato per tutte queste domande e pensieri su Sekiro. Ah, sì, aspetta. No, dai. Ragazzi, ho preso bene le misure. Ti prego, vai in RTSR. Ti prego. Ti prego. Voglio flexare. Flex. Flex paurosissimo. Senza saper fare la strat l'ho fatto. Che flex. È durato di più il setup che il boss. Lag crei caso. Il problema di Staran sono i 20 minuti per il setup, infatti. In effetti. No, vabbè, ma il setup in realtà sarebbe molto più veloce. Solo che ho sbagliato una roba io. Mi sono dimenticato di uccidere il cerbottaniere. Vabbè, alla fine ognuno ha le sue opinioni, sì. Però, secondo me, quello oggettivamente è sbagliato. Perché hai... Allora... Tu sai che io ti tirerò uno schiaffo. Tu lo sai. Sei davanti a me e io sono così, no? E ti sto tirando uno schiaffo. Tu sai che ti sto tirando uno schiaffo. Però non sai da che parte ti arriva. Allora guardi il movimento della mia mano e capisci da che parte devi schivare per schivare lo schiaffo, no? Se io però ti dico... Questo schiaffo ti arriva a destra e poi te lo faccio arrivare a sinistra. Ti confondo e basta. Potresti fare un poll, ciao, a seconda di quanti punti hai. Esistono le finte nei combattimenti, credo. Sì, però io sono un samurai, cioè non credo di dover avere la conoscenza delle finte del boss. Cioè, non ha senso, Pyron, non ha senso. Non ha letteralmente senso. Non ha senso, anche perché non... Cioè, anche di immersione, non ha senso. Cioè, secondo te, non sono un samurai, tra l'altro, sono un ninja lì, come cazzo si chiamano? Vabbè. Lilu, ti sembra che quando fanno combattimenti di spada ti venga fuori un kanji rosso con scritto pericolo? Quando tu sai che non puoi parare qualcosa? Cioè, non è per niente immersivo. È fastidioso e basta. Cioè, può essere utile una volta che conosci il gioco. Una volta che sei un veterano, utile. Perché sai che ti farà uno di quegli attacchi che corrispondono al kanji. Ma se sei in blind e se non stai giocando da tanto, è fastidioso e basta, non aiuta. Sei d'accordo almeno su questo? Come hai ucciso il nemico con 3 pugni? 5. È una meccanica di gioco per il signor Seasless. È fatto così, è una gimmick. Basta che corri alla nebbia, lui salta, si aggrappa e poi gli fai perdere l'equilibrio. Più 3, Quelag, Seasless, 14, 24, 18.
Non ho mai visto che era mezza distrutta sta chiesa. Ma da dentro cioè, ci manca un pezzo di soffitto? It does. Niente piedi, Mark. Li ho fatti vedere durante la live prima. Durante il Summer Game Fest. 14, 24, 18 credo. Non l'ho scritto? Sì, l'ho scritto. 70 bombe nere adesso devo andare a prendere. Ci serve molte ore per imparare, ma poi dipende uno quanti riflessi ha. Io tipo sono scarso negli FPS, cioè... Spiegato. Ma uno che gioca FPS da PC è portato. Io gioco a FPS da PC. Giocavo in un team competitivo di Counter-Strike. Non mi era utile il kanji. Per niente. Io il kanji su CSGO l'ho sempre trovato utilissimo. Un Counter Strike Counter Simulator, Camper Simulator, ma sei sicuro? Hai mai giocato a Counter Strike? Lo sai che cosa sono i terrorist? Ci sono 30 round di cui 15 devi fare dalla parte di chi rusha. Come fa ad essere Camper Simulator? Se non ti muovi perdi. Letteralmente. È l'anti-counter. È l'anti-camper Counter Strike. E se i terroristi piazzano, gli antiterroristi devono entrare nel site per togliere la bomba, quindi... Anche se sei dalla parte degli antiterroristi devi comunque muoverti e non camperare, se no perdi. Come fa ad essere Camper Simulator? Giocavi CS 1.6? No, CSGO. No, neanche Source. Sono arrivato troppo tardi per certe perle. CSGO non lo conto, è osceno. E alla fine è quello di cui si deve... accontentare la gente ora che 1.6 e Source non sono più giocate. Poi CSGO è osceno. Quante ore hai su CSGO? Ciao. Oh oh, I made a mistake. Ho fatto un brutto errore. Credevo sopravvivesse. E niente. Troppo forte l'arma. ore, bene. Io buon uomo ne ho più di 2000, forse 3000 ore su campo. Con 100-200 ore non fai nulla su CSGO. Ha una curva d'apprendimento troppo alta, cioè troppo ripida. 100-200 ore sai giocare contro i bot. appunto. Ma perché non avevi alternative? Ciao. Quindi essendo che hai iniziato a giocare con quello, hai giocato con quello.
Io ho iniziato a giocare con CSGO. Ho giocato con CSGO. Ho arrabbiato per la testa di Mimic in realtà. Quante anime avrò in meno? Oh. Prendiamo 50 bombe invece di 70, vabbè. Ah no, è vero, me ne avanzano delle anime. Quindi forse posso prendere lo stesso. Ora fermi tutti. Che sto ignorando le notifiche e non va bene. Sto pure cagando fuori. Mannaggia la puttana. Avrei dovuto fare l'RTSR setup. Vabbè, tornerò giù dopo, come al solito. Non è la prima volta che succede. Sto perdendo un po' la concentrazione a parlare di CS. Anche perché mi tirano fuori CS e Sekiro. Cioè vogliono proprio vedermi incazzato. Non sono casuali, no. Lo spray non è casuale. Puoi controllare ogni singolo proiettile se sei abbastanza bravo. Poi vabbè, non delle SMG, perché vabbè, delle SMG sì, però. Però non bene tanto quanto quello di una K, per esempio. Ovviamente, perché il ratio di fuoco è più alto. Una cosa che avevano aggiunto che poi hanno rimosso era il run and gun. Cioè, con le SMG se correvi avevi più accuracy. Cioè, ti si restringeva il raggio dello spray, che era una puttanata. Si sono lamentati tutti e alla fine l'hanno tolto. Beh sì, certo. Non l'hanno lasciato uguale, identico a Source o a 1.6. Non avrebbe senso. Però le meccaniche sono le stesse. Sì. Mi fa male un orecchio, tantissimo, non avete idea di quanto. Eh sì, i Rhapsody sono proprio italiani. Dai, è così, ciao. Ok, vediamo qua. Cheat engine, cheat engine. Comunque la droppa il cavaliere nero delle catacombe.
Niente tassa di mimic. Quante anime in meno? Settantottomila. Ok. Beh, arrivo comunque a 90.000, mi sa. Forse più di 90.000. Vediamo. Arriviamo a 98.000. Così arriva a 50. Sì, dovrebbe essere abbastanza comunque. Posso prendere tutte 99. Sì, ne prendo 99, solo che devo fare il conto con le anime che mi servono per potenziare al più 5 l'arma. Perché al momento è al più 3 e mi servono 6 titaniti scintillanti più 2 potenziamenti dell'arma, intesi come anime spese. E quindi devo fare i conti. Chi c'è qua? Dai, I'm back. Grazie, la maniera. You're back. Dobbiamo cambiare il titolo? Hai smesso di odiarci tutti? Io non vi ho mai odiato. Io vi voglio bene. Non è vero nulla. Sì, tra l'altro, è vero. Tra l'altro, adesso tu sei al 200% di volume. E oh, no. Non ti si sente. Com'è possibile? Hai cambiato microfono rispetto a ieri? No. Aiuto! Si è avvicinata. Mm-hmm. Piacciono gli omen? Non conosco. Come sta la lampada paxerella che fa sia la luce colorata e la musica? Bene. Bene, è stata spostata dall'avocado. Sì, e vuoi sapere la cosa bella? Dimmi. Si carica anche energia solare. Wow, ma allora siamo proprio nel futuro. Quindi lampada LED che fa musica e si carica ad energia solare. Attenzione. Te lo fa il caffè? No. No, è niente. Settici. Allora non vale niente. Non la compro. No. Energia solare. Devo ascoltarmi un pochino in realtà di band metal. Oh, ehi, te lo lancio. Che avevo già intenzione di ascoltare, ma non trovo mai il tempo di fare. Tipo i Manowar. Non conosco neanche una canzone di Manowar. Forse una. Com'è andata la sezione intensiva di D&D? Ah, è ancora in corso. Ma come è ancora in corso? Ti muti quando devi rispondere a gente? Mm-hmm. Ok. Nisia gioca a D&D e intanto mi ascolta in live. Io non so, è matta. Nah. Nah. Giuro su Dio, le mie orecchie stanno esplodendo. Non so, credo che sia il mix occhiali più cuffie.
Ciao, D&D è un Souls-like, esattamente, proprio così. D&D ce l'ha il kanji. Se arriva un Eh? attacco imparabile. Ce l'ha il kanji rosso D&D. No, lascia perdere, non devi rispondere. È una domanda stupida. Ciao Moni! Sento la gente che gioca. Loro sentono Oh, me? scusa, No, 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 mi non è un devi problema, non è un annotare. problema. No, no, si sentono pochissimo, non ti preoccupare. Mi mancava Nisia. Eh sì, lo so, guardare la mia faccia per troppo tempo fa male. Ma? È vero. Mancava qualcuno che ti compensava. Qualcuno che? Chi ti compensava le tue brutte cose che dici? Compensasse Nisia però, non mi tirare fuori un Nox adesso. Senti, Cosa sento? Cosa, chi devo sentire? Arschloch. Capito tutto. Qualcuno che mi traduce quello che ha appena detto? Ha mandato a cagare, secondo me. No. Confermato, mi ha mandato a cagare. Sei bellissimo, ha detto. Sì, certo. Come no? Non lo direbbe mai. Dovresti abbassare un po' il mio volume. L'ho già fatto. Adesso va bene, lo so. Sono nemici resistenti alle Black Firebomb? Sì, i cinghiali corazzati. Loro sono inutili le Black Firebomb contro di loro. E-o. Finito di vedere Chernobyl, ragazzi. O Chernobyl, in qualsiasi cazzo di modo si dica. Indice Chernobyl. Io dico Chernobyl, però per tutto il telefilm dicono Chernobyl, quindi non sono più sicuro di questa cosa. Dice Ucraina o Ucraina? Ucraina. Però tecnicamente dovrebbe essere Ucraina, mi sa. Capisci? Siamo noi rotti. Tu? Dici Ucraina, anche tu? Sai che Allora, la non mi sono domanda mai è, posto. come Non mi dici sono mai vetro? ascoltata. Vetro, non vetro. Vetro. Vetro con 30T. Decisamente vetro. Cosa sei andato a fare oggi? Sei andato a buttare Vetro. il. Ho buttato il vetro. Fermi tutti che sta finendo la canzone, perfetto. Oh, where do we begin? The rubble or our sins. Il vetro è il martedì. Scam, non è vero. Da me c'è la campana del vetro. Quindi io lo posso mettere quando cazzo mi pare il vetro. Nella campana del vetro. Understood? Non, ragazzi, mi sono perso. Perdersi su un gioco che giochi tutti i giorni. Ah yes, this is me. Ho sbagliato strada, mi sa.
never know. Se solo fossi stato in RTSA. Comunque volevo commentare che ho brindato con del prosecco con mia madre a Elden Ring. Era confusa, ma abbiamo brindato. Ma scusami, non si rifiuta mai un brindisi. Per qualsiasi cosa sia il brindisi, l'importante è bere. Elden Ring esce per Nintendo DS, sicuramente. Per Game Boy Advance esce. Metti la pimpa contro NS. Sto continuando a bere, fai bene. Fai bere. 6. Potenziarma. Uomo in cerca di se stesso. Ragazzi, ho un'anima. Elden Brindising. Sono solo un piede che cerca di fare Hitless. Meglio chierico o fortunato? Stai parlando di Dark Souls 3? Fortunato? Sì, non lo so. Però, ehi, magari intende una build fede o una build fortuna. Nel dubbio direi una build fortuna, però, ehi. Un'anima come i colpi, il numero di colpi che servono per finire la... Magari, amico mio. Oh, buon RNG da ONS. Si vola. Una run difficile questa, ragazzi. Non prendetemi in giro. Si dice chierico o chierico? Oh, porca puttana, si dice. Vabbè, raga. Mannaggia la puttana, però. Che ne pensi del chierico? Il chierico Belva è un bellissimo nemico di Bloodborne. Non è vero, non è bellissimo. Manco per il cazzo proprio. Ah già, è vero che lo staggero con 2 R1. Dimenticavo. Si vola, ragazzi. Ti vola a Berlino, Beppe. Se solo riuscissi a colpirlo, poi. Mannaggia, 1752 di danno. Mannaggia. Gli è andata male. Un'altra cosa buona di Sekiro è che puoi fare il backstab ai boss. E quella per te è una cosa buona, va bene. Rispetto la tua opinione e poi ti cago in bocca appena ti vedo, Pyron. Bombettina Zegsi. È il momento di punto esclamativo Poppe. Ah, yes. Very nice. Poppe. Poppe. Buba, ragazzi. Buba. B-O-O-B-A. Tutto in caps. Se avete Better Twitch TV esce un'emotina bella.
LOL sono stronzo, ti facilmente era scherzare. No, no, tranquillo, l'ho capito che stai triggerando. Allora, ci buttiamo sul 24 a stamina. 24, 24, 18. Sono piuttosto sicuro. E poi torno umano, ma sei sicuro? Ah, scusami, ma il mio Lord Vessel? Troia? Can you please give me the Lord Vessel? Ciao Raziel! Un'altra cosa buona di Sekiro è che quando capisci di aver speso 70 euro per un gioco che giochi una sola volta perché ti rompi il cazzo. Ah, è quando capisci, ok. Ragazzi, il record di questa run sono i 4 vovè, come direbbe Galvavn. Nisia, fai una pernacchia se mi vuoi bene. Ma non sono capace. Visto, non mi vuole bene, io l'avevo detto. Ma non è vero, io ti voglio bene. Ah, si Solo che non vede. sono capace di fare le Ah, pernacchie. sì, certo. E allora no. Allora Ma fischietta se scusa. mi vuoi bene. Mi vergogno. Calla. Quattro vabbè con gli iframes come ieri, esatto. Quindi il bene che mi vuoi non va oltre la vergogna di fischiettare in live. Capisco. Prendo nota. Grazie, ciao. Una cristallizzazione delle cose. Adesso ferma. Faccio un passo. Lei mi vede? È già fuggita. Respiro la nebbia. Penso a Mark. Respiro la nebbia. Questo cos'è? Una piccola poesia? Molto bello. Respiri la nebbia, pensi a me perché sono di Parma e quindi pianura padana. Nebbia, continua, sempre. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Impressioni di settembre, amico mio, non sono abbastanza acculturato. Non ci sono più le donne di una volta che fischiettano e fanno le pernacchie. Davvero. Sono tutte infemminite. Sono tutte pussy adesso. Scusa? Andiamo ragazzi, dai. È ora di Sif. Mannaggia tua sorella. Era una sorella, Sif, ma. Magari in Elden Ring. Lore. Troppo lontano. Sì, però adesso c'hai la mamma puttana, non ero troppo lontano. Che Sifora non può fare più figli. Comunque Nisia stavo scherzando, ovviamente. Sei viva?
Si è offesa. Si è offesa, ragazzi. Si è offesa. Forse sta facendo la campagna di D&D, è più probabile. 14, 24, 18. Ok, devo mettere a cazzo, in poche parole. Perfetto. Sono in fight. Eh? Sei in fight. Ok. Credo. Dovrei aver capito questo. Però allora... Sì, dai. 24:30, sì. Ok, ci sono. Ti chiedevo, ti sei offesa? No. Ah già, ma io ti dovrei fare la... No, non è vero, non ti faccio la condivisione. Non posso. Mi interessa un feedback. Non sembra uno streaming né professionale o di intrattenitore. Sei una via di mezzo. Forse ti conviene scegliere un path. Non ho chiesto un parere a Pyron. Com'è contento questo master? Mamma mia, che vociona. Oddio, scusa, lo senti? Tanto? No, no, sto scherzando, tranquillo. Lo faccio solo per prenderti un po' in giro. E che forse tutta sta sezione senza questa roba mi serve. Necessario. Non so come l'ho fatto ieri. Ah, ah già. Forse è importante usare la maledizione transitoria, che dite? Ma Elden Ring sarà una trilogia? Beh, adesso mi sembra un po' presto per dirlo. Sì, hanno presentato Elden Ring da lei. Vogliamo parlare del vero falò dove si tiene? Il vero falò. Vabbè, è un falò normalissimo che non ha la lore di Dark Souls e quindi non ha la spada spirale. Che palle, raga. Veramente, che due coglioni. Cioè, come cazzo è possibile tutto questo? Scusami. Nerd, grazie mille del raidone. Benvenuti a tutti ragazzi, stiamo facendo Dark Souls 1 No Hit utilizzando solamente la labarda, anzi, la lascia bipenne del Cavaliere Nero. BKGA, potete fare punto esclamativo BKGA per sapere che cos'è, ma è proprio l'ascia del bipenne del Cavaliere Nero. Ehi là, benvenuti. Posso utilizzare solamente quell'arma e i consumabili per fare danno ai nemici. No dai, come cazzo è possibile?
Sì, la ragazza in vocale si chiama Nisia. Se non avete ben capito come si chiama, potete fare punto esclamativo nome. E se volete sapere quanti anni ha, potete fare punto esclamativo anni. Perché sono domande che vengono fatte fin troppo. Tipo sempre. L'unica pecca per me di Elden Ring è che il gameplay non sembra molto diverso da il gameplay rispetto ai Souls. A Pyron è un Souls-like. Se il gameplay fosse diverso non sarebbe un Souls-like. Ah già, è vero. Non posso colpirlo due volte, quindi devo fare l'osso. God damn it. Me la sto prendendo con calma questa run, ragazzi, perché abbiamo il personal best ai 4 ore. Solo quell'arma. Come se fosse... No, solo inteso che posso utilizzare solamente questa. Non nel senso che è una pippa, anzi. È rotta. Open world e ciclo giorno notte mi spaventa. No, per come me l'hanno gestito, secondo me ci sta. Come ho detto, secondo me l'area di gioco non è così grande come sembra. Secondo me è molto ridotta. Cioè, a meno che non ci siano altri biomi che non hanno fatto vedere. Almeno uno ci sarà, perché si finirà sopra quell'albero gigante. Però in generale ci saranno delle grotticelle, robe così, credo che... Cioè, sicuramente due grotte ci sono. Una dove abbiamo visto che ci saranno le formiche che escono dai bozzoli. E quell'altra dove c'è il cavallo, quello che sembra quasi un cavallo. Cioè che è più tipo un unicorno. Volante spiritato. Quelle due grotte ci saranno sicuramente. E saranno due grotte in due punti differenti del gioco, perché sono troppo diverse. Più la palude che abbiamo visto dall'alto. Cioè, insomma, è grossa, ma è molto ripetitiva, credo. Credo che non sarà open world alla Zelda, ecco. Ragazzi, Daisho, dimmi. Volevo rispondere a Daisho, che dice che sta tifando sia per la run che per il mio fight no hit. Che fight no hit? Ah, e volevo rendervi partecipe che sono quasi appena morta, perché c'è stato un ventinat contro di me. Un come, scusami? È un Pokémon? Sì, proprio così. Ok. Un venonat hai detto, giusto? Ventinat, un ventinaturale. Un Vileplume. Sì, proprio quello. No, è la mia voce real. No. Sintetizzatore vocale. Sì, purtroppo è sì, è proprio quella. Ma perché purtroppo? Scusa, purtroppo? Se ti dà fastidio. Ma com'è purtroppo? Hai detto purtroppo, Nisia? No, sto scherzando comunque. Perché ti devo dire che sto scherzando? Ormai è palese. Sì, sì, in realtà mi odi. Sì, sì, sì. Infatti. È palese, no, ragazzi, che io odio Nisia. Cioè, proprio... Cioè, si vede. Ma lontano un miglio. No. Io... sono in Svizzera. Ciao. Possiamo non chiamarlo ciao, per favore? Possiamo darti un soprannome? Che ne dici di... rompicoglioni numero uno? Poi se ne aggiungono altri... No. Aumentiamo il numero. Di chi è Raidone? Gasby? Ma grazie, Gasby. Cosa stai facendo di bello? Knockout City, ancora. Mark, hai un Telegram per fan e giocatori che però non fanno no hit? Certo. Punto esclamativo sì. Telegram.
Siete italo-italiani? Italo-italiani. 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 Ha appena detto italo-italiani. 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 Dunque, italo-italiani. Nisia, sei italo-italiana? Perché tipo tu sei l'esatto opposto di italo-italiano. Cioè non c'è proprio modo di essere italo-italiano. Esatto. Ma scusami? Niente. La mia bomba è sparita nel nulla cosmico. Mark, Nisia non è di Reggio, non c'è motivo di odiarla. Sei mai stata a Reggio, Nisia? No. Reggio Emilia, mai? Sicura? Mm-mm. Perché è importante, eh? Sicura? Ah, non ci sono mai state. Ma che si mangia? Reggio? Sto scherzando. No, non sono mai stata comunque. Ciao, White! Tutti zitti. Ah, ok. Hai già. Sono più nelle persone. White, pronto? Co-op. Here we go. Ci siamo. Prontissimo con la blind in co-op. L'ho fatta, ragazzi. Dopo 6 ore. Fog CM. Però lui è un po' vicino. Ok. Ma tu perché sei qui, esattamente? Qual è il tuo motivo di rompere il cazzo? My body is ready. But my wallet is not. Vabbè, ho appena scoperto sto skip. Daisho, puoi cadere direttamente da quella torre lì anche per andare a prendere direttamente il tizzone gigante, se vuoi. Non cadi, cioè anche se cadi da lì non muori. Anche se c'è un ascensore, non muori. Muori dentro la tromba dell'ascensore, ma buttandoti fuori no, non capisco qual è il senso. Scusami, Avril, ti fermo un attimo. Vado. In fast, tutto quello che devo avere. Okay. Comunque, Nesquik, anche lui è del Ticino, grande. Bannate Nesquik. No! Grande Nesquik! Aspetta, Nisia, devo concentrarmi. Appunto. Mannaggia la puttana, perché devi fare così? No. Ma è sistematico comunque, eh? Cioè io non faccio niente di diverso dal solito, ma questo stronzo deve fare questo attacco qui. Assurdo. Ma anche tutto stort. Va bene, pure l'ha preso. Va bene. Quasi quasi osso tra poco. Sì, vabbè. Maledetto aborto di un boss.
Ibi! Ti secondo quando facevano i tuoi. Va bene. Allora. Ho preso un'anima. Bibi, sì. Che RNG è di merda. Ciao Puccino. Ciao Seb. Ciao ragazzi. Vedi che sei bravissimo. Tu stai stringendo troppa amicizia, Nisio. Ma grrr. Cosa ho fatto adesso? Grrr. Epic danno control free. Se non l'avete preso, ora è il momento. Ma control non fa cagare. Control non fa un po' cacare. Question mark. No, assolutamente, Axel, non è vero. Andiamo. Non so cosa devo fare a girandola, sapete? Perché mi sa che l'attacco in corsa è lento. Ai ai. Non ci ho pensato. You sorry fool. You could not be the chosen one. Nisia, gioca D&D. Gioca D&D, Nisia. Ma io gioco a D&D. Gioca D&D. Com'è bellissimo il messaggio di Watch Time, non l'avevo ancora visto. Il fatto che hai sprecato e sei una gran puttana. Tutto vero. Tutto vero. Poi non posso giocare quando non è il mio turno. Cioè, gioca, non posso giocare quando non è il mio turno. Ma non posso! Basta che non... non parli con la gente del vicino. Aiuto? Ma... tu hai mai giocato a D&D? No. Mia ex mi aveva chiesto di giocare a D&D. Io volevo giocare con lei. Avevamo trovato un gruppo di persone con cui giocarlo. Poi lei ci ha iniziato a giocare da sola e mi ha mollato. Io gli ho chiesto se voleva venire a giocare con noi, ma lei mi fa non vengo. No, non ho più voglia di giocare a D&D dopo la cosa che mi è successa. Ok. Posso essere in... ehi, sono in fast. Ok, Nisia. Mi segui? Ah, quindi Google si attiva se dico ok, Nisia. Perfetto. Basta saperlo. O si adegua. Sono 3 giorni che mi si attiva Google e non capisco perché. Solamente quando sei in vocale con me. Esatto. Io dico ok, Nisia, e lui capisce. Ok. Qualcos'altro. Non posso dire perché altrimenti mi linciano in chat. Eh? Non ho capito. Eh? Come? Cosa? No, non ho capito. Come? Dai! Nulla. Devo tornare indietro, ho capito. Filippo. Ciao Mark, sono arrivato adesso. Elden Ring c'è. Confermato. 21 gennaio. Ho preso pochino danno. Pochino dannino. Va benino ugualino. E le due cose sarebbero collegate perché? Quale? Che cosa? Non è male, controllo il gameplay, mi divertiva. Ciao Lupo. Va bene ragazzi, adesso si piange un po' girandola.
andare peggio. La vita sempre pericolosamente bassa. Maschera del figlio. Ok. Sono ancora in fast? No. Che gran merda. Can I say? Che gran merda. Non posso mettere la maschera del figlio finché non aumento stamina. Voglio piangere. Stamina 30 per stare nella mano. Piangi in che senso? Che sto piangendo proprio adesso. Dalle ascelle. Per il caldo. Era un'informazione che volevate, vero? Bene. Capita mai di sudare dagli occhi? Tutte le sere, amico mio, tutte le sere. Nito, santuario del gamma fuoco. Blocca la sudorazione per 3 giorni? Beh, non è molto salutare, credo. Marco, ma per fare quella zona al buio, che riferimenti usi? Conti minuziosamente i passi che come... A memoria. Rip. A memoria. Letteralmente è l'unica cosa che ti posso dire. Si va solo a destra, neanche quello è vero. Comunque prima credo di aver distrutto la sedia perché continua a fare rumori strani. Prima quando ho lanciato cose per la camera per colpa di Fast and Furious Rocket League. Mannaggia la puttana. Qual è la tua maschera di Girandola preferita? Probabilmente la maschera del... Allora, ti faccio la top 3. Maschera del figlio, maschera della madre e maschera del padre. Nelle run normali si sta dicendo, eh. Maschera del cognato. Come estetica o utilità? Utilità. Come estetica probabilmente quella della madre. No, quella del figlio è incredibile, ti dà stamina regen. In combo con lo scudo hai il max di stamina regen.
chi non ama lo stamina regen su DS1, dai. Tutti quanti lo amiamo. Canon in Elden Ring, la maschera di Barbara d'Urso. Eh sì. Inuit almeno figlio e padre sono utili? No, neanche. Padre no. Solo figlio è utile Inuit. Andiamo. Sto pensando se sono in fast roll, credo di sì. Sono riguardato il trailer di Elden Ring e sono scoppiato a ridere quando ho visto Smo con in testa Lord Vessel. L'abbiamo detto tutti, guarda, sì. No, sono in mid. Beh, qualcosa di più leggero di quella non credo che esista. E niente. Ah, beh, posso fare così. Addio maschera del figlio per ora. Indeed. Ma è Smo, Smef o Smog? Smo. Sarebbe tipo Smo. In realtà, S-M-O. La pronuncia. Siamo già a questo punto. Nito e Nito 2 per sapere perché non mi colpisce. Punto esclamativo Nito e punto esclamativo Nito 2. E va, che tristezza, Nito. Senza RTSR questo danno, by the way. Nisia, ci sei ancora? Ti ha preso molto questa sessione di D&D? I guess. Cattolica. Tra l'altro io forza 32. Ah, è 34. LOL. 34 per questo. So scemo. Ma scusami. Il cap di forza è a 40 e richiede 34 quest'arma. Vabbè. Guarda, sai che quasi quasi stamina. Senza quasi quasi stamina. Credo. Non lo so.
Scusatemi un secondino. White. Sei una mano. Che c'entra? Ah, è 36. Credevo fosse 34. Credevo fosse 34. Vabbè, allora mettiamo 36, perché mi serve 36 il Mao. Posso. Però potrei finire con 30 stamina. No. Dai. Arriviamo a 40. Arriviamo. Mark, come faccio a ricaricare la cassa dello sciacquone? Oggi mi hanno tolto l'acqua, poi tornata e ora non va più. Hai una canna in giardino? Non lo so. Sì, no, di solito... Eh sì, di solito prendi un secchio, di solito sì. Però effettivamente dove la prende l'acqua del secchio? Vabbè. Cazzi suoi, no? E anche qui siamo in mid. Mark, visto che tu sei bravo in Nuit, come faccio a lavare i piatti senza farmi tare dai pezzettini di cibo? Guanti. Guanti di lattice al più 10. Ragazzi, ringraziamo Guido che per sbaglio ci ha dato un modo consistent per fare gli archivi. Che è letteralmente quello che facevo io anni fa. Sei un vero maestro degli RPG. Cosa sta succedendo, Rip? Vuoi chiedermi qualcosa? Una performance sessuale, magari? Ho sbagliato, non farlo! Non farlo! Ok. No, non farlo! Non farlo! Non farlo! Ma perché? No, raga, non è possibile. No, dai. Adesso lui spara e poi balla. Guardalo. Balla! Grazie! Avrebbe dovuto ballare prima. I'm very sad.
Ma i Souls-like non sono propriamente RPG. No, allora adesso. Basta, con queste storie. Con quella del padre saresti comunque in mid, sì. Va bene, ciao. Berserk in onore mio, mi sono perso qualcosa? No, siamo in una buona run al momento, ma ancora non ti sei perso nulla. Sono stato colpito, cavolo. Perché non hai fatto lo skip degli archivi? Punto esclamativo sit. SEATH. Suirmacchio. Benvenuto nella regione, grazie mille, il follow gentilissimo. What the fuck? Eccola. Ma guarda te come devo prendere hit. È venuto scritto in chat, signor Torri. Comunque è un comando. Se fai dei comandi in chat c'è un bot che si chiama Stream Elements che ti risponde. L'ho presa la chiave, perché non voglio fare la figura di merda della scorsa volta. Sogni by my side. È il momento di White Strat. Allora, ragazzi,
Lui lo conosciamo ormai. Lui è il soldato migliore. Ma non conoscete lui. Lui è il soldato numero 2 migliore. Povero Sith. Stai salutando, ciao. Ciao ciao, no, notte notte. Grazie di essere passato. Leech, credo. Grazie mille del raid. Al momento mi devo concentrare. Però se i miei mod riescono, appunto, se i miei mod riescono a spiegarvi un pochino chi sono e che cosa faccio, magari in modo decente e non troll. Grazie del raid, davvero. Facciamo uno shoutout, l'abbiamo fatto, non so. Un po' troppo lenta per provare a fare un attacco in caduta lui. Got it memorized. Davvero un altro Axel? No vabbè raga. Cioè ma siete ovunque. Siete insopportabili. Basta. Siamo ovunque, sì, aiuto. È un'epidemia. Smette di far suicidare le persone, ci provo. Light. No, non conosco Rip. Grazie della magia, White. Tutte queste bellissime strat. Comunque, per prendere danno da caduta, a me basta fare così. Non è vero, sono andato dalla parte sbagliata, Imaginius. Ah, White! Nel caso non prendessi danno da caduta per qualche sbaglio, errore, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda qui. Scusa, hai visto? Quanti in alto hai visto? Cosa ti scopre il tuo Markish, hai visto?
Ho preso anime, non credo. No. Allora, arriviamo a 40 e poi portiamo su stamina. I guess. Sì. Fantuavi o del legame del fuoco? Le vongole sono odiosissime, anche in Noit, sì. Nisia, ci sei ancora? Nisia? Ehi. Ci sei? Si sveglia? Ciao, ciao ragazzi, ciao. Sono appena uscita dalla sessione. Ok. Ci sono? Scusate, cosa mi sono persa di bello? Ci mancano due split. Siamo a buon punto allora. Malco con L Moscia, scusami, cosa sta succedendo? Malco. Sì, siamo a buon punto. Siamo a buon punto e mi sto cagando un po' addosso. Andiamo verso le scuse di Miyazaki. Il prossimo boss è orribile, Nisi. Proprio brutto. Perché? Perché ha fatto male. Perché cos'è, una gimmick? No? No. È un boss che in realtà non è proprio un boss. Cioè devi fare delle azioni precise per batterlo, che non richiedono necessariamente skill. Per esempio, hai presente Scarica Infinita? Che gli diamo quei 5 colpettini e lo buttiamo giù e lui muore. E gli togliamo tutta la vita. Lui per esempio è una gimmick. Se per esempio la maggior parte dei boss di Resident Evil in realtà sono gimmick. Hai presente tipo che devi non lo so, premere dei pulsanti magari, attivare delle trappole, robe così che uccidono i boss. Ecco, quelle sono tutte gimmick. Ok. E la culla del caos è quello che era bendato? Sì, uno di quelli che ho fatto la bendata. La culla del caos è è una gimmick per cui devi rompere due rami e poi vai al centro a rompere l'insetto, che è il boss vero e proprio, che muore in un colpo. Quindi essenzialmente tu rompi due rami e dai un colpo al boss e lui muore. Ok. Ed è molto brutto perché è fatto col culo. Sai che non gliene frega niente di che cos'è una gimmick? Io non credo in realtà. No, non è vero, mi frega. La culla del caos è gimmick al contrario, lei rompe te. Mark, se non vinci la run per i prossimi 3 giorni ti pulisci il culo con la carta vetrata. Va bene. Ma no! Scommessa accettata. Ah, tra l'altro, ho pessime notizie, Nisia. Probabilmente dovrò rasarmi a zero. Scusa? Eh sì, perché Elden Ring doveva... Non provare nemmeno. Elden Ring doveva uscire a ottobre. Io avevo fatto una scommessa con questo ragazzo e avevo detto, guarda, se non esce a ottobre, e tipo questa scommessa l'ho fatta più di un anno fa, se non esce a ottobre di quest'anno, allora io mi raso i capelli a zero. Guarda che non ti parlo più, te lo giuro. Vabbè, posso decidere quando farlo però, cioè per esempio posso farlo anche a gennaio, tanto prima o poi i capelli li devo tagliare. Ti odierò. Beh, mi odierai, però ci passerai sopra. No, comunque i capelli prima o poi li devo tagliare. Fallo il day one. Potrei. Va bene, ci stai, Nisia? Cosa? Te lo faccio il giorno in cui esce Elden Ring, che è il 21 gennaio 2022. Come vuoi. Fai come voglio. Perché come voglio? Vabbè, dai, vedo di parlare con il tipo, vedo che cosa riesco a fare. Va bene. Nisia? Sì, va bene. Niente, arrabbiata. Arrabbiata perché devo tagliare i capelli. Ma ti rendi conto di come stanno male adesso? Sono proprio brutti. Non sei d'accordo? No. No. Tieniti una parrucca fatta con i capelli che ti tagli. Ma il vessel non lo puoi usare. Mi sarei dovuto sedere prima a quel falò per sbloccarlo per il Lord Vessel.
ancora Nesquik in giro? Isia? Ma l'ho paccato bellamente, sono andata a fare la sessione e non ho più risposto. E sono arrivate un sacco di persone in live. Ciao, personcine stupende che siete arrivate in live quando non c'ero. Nesquik, se ti fai vedere vieni bannato. No! vabbè. Solo io trovo che ti stiano bene i capelli. Beh, ti manca un occhio? Hai problemi di vista? Sei nato cieco? No, lo penso anch'io. Posso rifarti le stesse tre domande? Penso che tu sappia risponderti da solo. Guarda che cambia il discorso. Ecco, bravo, vai. Aspetta, stai parlando di me. Che discorso? Sei nato cieco, no, in Italia. White, non so se hai visto comunque la freccia. Parlavo di lei, ma anche tu offri troppi spunti. Perché cos'è che ha cambiato discorso? Per Nesquik? Ban diretto. Oppure stava cambiando discorso, cioè... Aspetta, ha cambiato discorso con Nesquik, però stava parlando dei capelli. Quindi tu dici che si è offesa molto. Si è offesa molto per i capelli. White dice di sì. Sono piuttosto sicuro che questo fosse quello che intendeva. Sì, secondo me non intendeva questo. White, dammi ragione, così lo sappiamo. Se sei di Parma, conosci la scuola Alma? No. Però probabilmente tante altre persone di Parma la conoscerebbero, io non esco tanto. Sì, esatto. Sì, esatto. Ma cosa mi significa? Che vuole sapere quanto ti sei offesa per i capelli. Mi esenterò dalla risposta. Ma perché? Ma rispondi, per la Madonna. Io non la conosco. Ciao, ma tu sei di Reggio, ma cosa vuoi? Nisia, rispondi. Sei offesa? No. Era una scommessa che ho fatto prima di conoscerti. Tanto tempo prima di conoscerti. Fa niente. Fa niente cosa? Fa niente. Fa niente anche se l'ho fatta prima di conoscerti, non devo... non devo accettare. È quello fai che come vuoi. Oddio, no, il fai come vuoi. È arrivato. È la fine. Ragazzi, tiratevi fuori da questa situazione, vi prego. Siete in 58, qualcuno mi potrà dare un consiglio utile. Significa che non puoi fare niente. Lo so, White, lo so. Oh no, l'inganno della cadrega. Ah, mannaggia la puttana. Vediamo se va bene così. Aspetta, forse posso anche mettere lo scudo, sapete? Sì. Fai finta di essere morto. Mi hanno detto fai finta di essere Stephen Hawking, però. È sempre ricorrente comunque il signor Stephen. Adesso attivo il bot musicale sul Discord, tu scappa appena senti la musica. Compromesso, ti radi tutto il corpo tranne la testa. Sono letteralmente glabro in tutto il corpo. Non ho peli. Cosa rado? La pelle? Mamma mia, mi sono caccato addosso. Ma se ti colpiscono ricominci tutta la run? Esatto. Infatti, yes. Actually, yes, indeed.
Ragazzi, rispondete al Todd. T-O-D-D. Punto esclamativo T-O-D-D. Una volta fatelo però, vi prego. Non 10. Andiamo da Gwyn! Mi sento coglione come voto. Vote yeah, vote nay. Devi scrivere in chat hashtag Todd, vote yeah, vote nay. Cazzo ragazzi, livello 66. Scusami, non ho capito perché c'ho o continuo a spammare questa cosa da tutta la sera. Che cosa? Le ah, è una di... canzone. Credo. Yeah, yeah. Basta, ci rinuncio, un sì. Mamma mia, ragazzi. Siete proprio intrighi. No, siete bellissimi tutti quanti. Leo. Siamo un po' tutti in quella situazione, penso. Questa run vale oppure no? Cioè, è ufficiale o è di allenamento? È di allenamento, assolutamente. Abbiamo preso 10 hit all'Asylum. Non perché dovessi prenderli, è per divertimento. Io no, per fortuna. Cosa vuol dire, Prophet? Eno, grazie al raid. Allora. Ok, calmi con le notifiche adesso, per favore. Mettiamo in loop questa. Ok. Però sono coglione. Sono riuscito ad aggrarlo anche con gli anelli.
Ho preso paura, me too. Bella scelta dell'arma, amico mio. BKG Anno Itron! Woohoo! GG boys. Fucking easy. GG, bravissimo. Ringrazio tutti, anche Nisi in vocale che si è presa la serata per venire anche se aveva la campagna. Vi si vuole tanto bene e io sto per avere un infarto, quindi morirò un attimo adesso, ok. Quell'ultimo cavaliere mi ha distrutto. Ero pieno d'ansia alla fine di star run, non so perché. 2:11:51. Accettabile. Grande bipene. Questa ragazzi è la GRANDE-3-3-3. Grazie, no, grazie davvero. Grazie davvero tantissimo. Tra l'altro, questa è la run che ho vinto ieri. Questa è la nuit che ho vinto ieri. L'ho registrata se qualcuno la vorrà mai vedere. E questo è il mio record di tempo con cui io abbia mai finito Dark Souls 1 in generale e una nuit, ovviamente. 1:51. Congratulazioni, Mark. Grazie, Ryu. Grazie davvero. Grazie ancora, Eno, per la resub per 7 mesi. Bentornato tra i capitani. Goditi lo stemma, le emote e la visione senza pubblicità. Grazie davvero tantissimo a tutti quelli che sostengono il canale. È stata veramente una bella serata. Dopo l'annuncio di Elden Ring abbiamo pure finito una noite. Dai. Il record mondiale invece qual è? Questo. Ma questa è la 8 di 8? No. No, queste non valgono. Il 21 di giugno. Quindi tra quanto? 10 giorni. 10/11 giorni. Inizieremo la trilogy, ossia Dark Souls 1, 2 e 3 di fila senza mai venire colpiti. Vabbè, la poverina sarà stanca, Nisio. Sei stanca, Nisio? Sono sì, stanca. Mi dispiace. Ma va. Però sono presente, io c'ero, posso dire io c'ero. Almeno una. Non ti sei addormentata in vocale in questa. Dai! Ora, mi è successo solo una volta di andare in cattolico, ok? Nisia, ora è importante. Tu devi insultare le persone che stanno guardando questo contenuto da YouTube. No, perché io... È perché sì, perché sono delle persone orribili e dovrebbero passare qua da Twitch, non sei d'accordo? Sì, ma non so come si fa. Prova, insulto che vuoi, va benissimo. Siete peggio della Gridran. Ma non avevi già detto questa cosa a qualcun altro? No, me l'ha detta White a me e io la user per loro. Va bene, siete peggio della Gridran. Bastardi, io aggiungo. E siete brutte personcine. Azzo, non recupereranno mai tutte questo rispetto perso nei loro confronti. Non ne conosce altri di insulti. E dovreste venire su Twitch, e non guardare su YouTube. Bravissima. E pensa che non è neanche canadese. Va bene ragazzi, io vi saluto. Faccio Alt F4 su Dark Souls. Perfetto. Direi che non c'è nient'altro da aggiungere. GG, siamo stati fortissimi. In questi giorni succederanno delle cose meravigliose e ci sarà una sorpresa per tutti voi. Io ve lo dico, siete avvisati. Uomo avvisato, mezzo inculato. Ciao ragazzi, buonanotte. Vi voglio male. Ciao.
Ah già, è intanto che ci sono. Siate felici, brutti peltalchi. Non c'è latte senza biscotto, non c'è sopra senza sotto, non c'è pisolo senza dotto, non c'è 12 senza 38, non c'è ossobuco senza risotto, non c'è cerchio senza giotto, non c'è Gianni senza Pinotto, non c'è 12 senza 88.